Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7 perché bisogna continuare a spulciare l'aggiornamento 1.40 perché ha introdotto un sacco di cose. L'auto che vedete in sottofondo non c'entra nulla, nonostante sia comunque una Stratos, non è proprio un mezzo così nel senso, Mazza, molto bella all'interno. E beh, poi la grafica è da PS3, si vede, vedi, è tutto squadrato, non c'è aliasing, guarda. Sì, è sicuramente una grafica da PS3, non c'è neanche bisogno di discutere. Ma a parte questo, l'argomento di questo video, vabbè, voi l'avrete già letto nel titolo, non è questa Stratos. Guarda, si vedono pure le dentellature, là, i chiodi sulle ruote. Sì, mica, però continua il tuo discorso, continua, però quando hai un'auto del genere davanti ci vuole poco a impazzire. Avevo voglia di provare la Lexus LFA del 2010, che nonostante sia del 2010, minchia, un mezzo della Madonna. Forse per questo che in molti la volevano. E mi sono ricordato tra l'altro che monta un motore V10. Quindi appena io vado a cliccare qui invio, ci aspetta un sound di tutto rispetto. Siamo pronti? Ma i sound su Gran Turismo fanno schifo. Io il gioco l'ho provato, i sound fanno schifo. E lo vedete che comunque è una grafica da PS3. Cioè non si può proporre sta roba nel 2024 quasi. Ma cos'è sto schifo? Cioè, vabbè dai, dall'altra parte la grafica è migliore. Semplicemente qua sono incapaci, dai. Devo fare l'occhiolino perché sennò la gente non capisce, lo devo fare. E quale pista migliore se non il Nürburgring? Cosa ne dite? Ci vogliamo fare veramente del male? Ho visto, raga, che ci sono le gare qua, a parte gli scherzi del Sofi. Qua sbagli i tassi perché su Forza sono diversi. Le proveremo e che hanno aggiunto talmente un sacco di cose che è un po' un mezzo casino. Anzi, volevo provare, visto che ci siamo, ma... Ah, perché non ho il plus, quindi non posso provare. Vabbè, lo proveremo un'altra volta. Ce la proviamo prima in una prova a tempo. Naturalmente tracciato turistico, niente pioggia perché ho intenzione di vivere oggi pomeriggio, visto che sono le 3-9 minuti. E poi andiamo in gara con il visore. Visto che molti me lo chiedono, Mick sicuramente del visore si è stancato. Ma manco per il cazzo. Quando mi sentirete dire che mi sono stancato del visore su Gran Turismo è perché qua dietro c'è una pistola puntata. Di base monta le dure, la tengo stock io. Vediamo com'è. E vabbè, al cambio al volante immagino. No, sì, avevo già visto le palle. No, dai, no, non è vero. Raga, ma cosa sto guidando? Si sente anche un effetto sonoro proveniente dal contachilometri. Perché visto che... No, vabbè, anche le scalate, raga, sono grandiose. Perché ho visto che lì, tipo, si illumina di verde, arancione e rosso. Forse il rosso quando proprio sei nella zona... Uè, cambia, perché sennò poi dobbiamo buttare il motore, Il volante fa tanto T150, sbaglio, con l'impugnatura qui rossa. Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora di provarla col visore. Tanto è già qua dietro, lo vedete nell'inquadratura. Oddio, con le gomme sportive non mi dà questo grande senso di stabilità. Qua mi giro sicuro, mi dovrò impegnare un sacco e forse non basterà. Minchia, come senti i cordoli. Più livello visivo però, Ma come danza? No, beh, l'effetto sonoro è proprio un tocco di classe. Probabilmente se l'hanno fatto nella realtà è così, Ah, ok, al monotergi. Ma che cos'è sto sound, raga? È così che suona un V10? Minchia, si è sollevata... Cazzo, raga, si era sollevata da terra col salto. È pericolosa sta macchina, Porca troia. No, non volevo buttarla al muro. Succederà sicuramente. Sono troppo emozionato.
Ho capito perché tanti volevano questa macchina. No, raga, ho paura di buttarla al muro. Vado con calma. Non sarà un... Ecco qua, guarda. Non sarà un time attack, voglio andare tranquillo. Ho capito perché in tanti la volevano questa macchina. Minchia, ma avete ragione, oh, ma non me la ricordavo così io da... dei vecchi Gran Turismo. Vabbè che ai tempi quando giocavo a Gran Turismo 5, Gran Turismo 6... Sì, mi aveva appena preso la passione delle auto, ma non è che ero proprio folle come adesso che gioco solo a sta roba, capito? Minchia, questa vorrebbe andare molto di più, solo che... è tosta da guidare, eh? Non sto usando il 100%, raga, se uso il 100% mi giro sicuro. Non azzardatevi a mettergli le gomme slick perché vi mordo il naso, eh? Queste auto vanno guidate così. A parte che è pur sempre una vettura stradale, quindi con le gomme slick la rovini. Minchia, questo V10 riesce a trapanare pure tutta l'insonorizzazione qualsiasi di un'auto stradale. Minchia, ti sfonda. Ok, sì, i suoni sono in base ai colori lì, ok, ok. Porca troia! È pericolosa senza controlli, eh. Naturalmente l'ABS l'ho rimesso, è impensabile guidare un'auto del genere senza ABS. Cioè, se mettessi in sottofondo questo gameplay a schermo nero, metti caso che GT Sport e GT7 ancora sul mercato non sono usciti, uno lo sente, sente sto sound e dice no, non può essere Gran Turismo. Qui probabilmente, non dico che siamo su Assetto Corsa, perché il sound di Assetto Corsa lo riconosci subito perché dà proprio quel senso di profondità, ma uno non direbbe mai di essere su Gran Turismo. Invece pensa un po' te, siamo su Gran Turismo. Fa schifo sto sound, Fammi andare un po' fuori. È troppo bella, raga, come macchina. Cioè, quando metto io la visuale fuori vuol dire che la situazione è grave, eh. Vuol dire che l'auto è talmente bella che merita di essere ammirata. Minchia, ma poi guarda che colore bianco. Minchia, ha tirato un botto dallo scarico, raga. Non puoi buttare il gas tutto giù subito. Senza aiuti non puoi. Cristo. No, raga, il sound è da 10, eh. Credo che sia uno dei sound più belli del gioco, eh. Nonostante non sono neanche fanatico di quest'auto, quindi non è che mi viene da elogiarla per forza, cioè nel senso. Però, mi piace come sia aggressiva, nel senso, cioè devi stare veramente tanto tranquillo con freno e acceleratore e capirla bene. Non è una di quelle auto, sai, con la tenuta molto elevata che dice ah sì, esco dalla curva, gas tutto giù. No, cioè senza aiuti non lo puoi fare. Ti va subito in sovrasterzo. Vedi, non puoi. Questa è una delle curve che odio di più, sapete, Beh, però, oddio, con un sound così... posso dire perfetto, di un motore V10... Cazzo, qua se... ritornano le vecchie auto da Formula 1, sapete? Tipo su Gran Turismo 6 c'erano... o 5... c'erano due modelli di Ferrari. Forse quella del 2007 e del 2010. Minchia, con un sound del genere fai faville, eh? Vediamo se la riusciamo a mantenere in quarta...
No, è pazzesca. Minchia, a sto punto è difficile. Qua purtroppo il rettilineo è tagliato per via della configurazione tracciato turistico. Vedremo dopo un test di velocità massima. Minchia, senti che mal di gola che ha. E non gli ho messo uno scarico la corsa. E non gli ho messo lo scarico. Mo glielo metto, cosa credi? Dai, ci buttiamo in una bella gara contro l'intelligenza artificiale. E vogliamo testare insieme anche Sophie. Però, allora, vediamo. Sì, vabbè, qua ti riposiziona perché è un gioco di merda. Allora, se mi hanno messo l'intelligenza artificiale su una bella pista, proviamo. 10. E non li puoi dare meno di 10. Cioè, non si può, non si può. Che cazzo di auto hanno messo? Che cazzo di auto hanno messo? Non ci posso credere. Ok, tutto impostato, dovremmo esserci. C'è sempre il solito discorso del campo visivo che dovrò modificare mettendo in pausa. Ok, spero di aver riposizionato anche il microfono nel punto giusto, se no registra male la voce. Ci siamo pronti. Mamma mia, che spettacolo. Sto sound è tutta farina del mio sacco? Minchia, che ingresso molto cattivo. Minchia, ma si vede, raga, che siamo con Sophie, eh? Ma avete visto che traiettoria hanno preso? Ma mai la prendevano così, eh? Senza controllo trazione sono molto penalizzati in uscita. Porca troia. Cercherò di parlare il meno possibile, così non avrete problemi con le vibrazioni del visore. Minchia! Cazzo, l'ho colpito pure io però, c'è poco da... mi dispiace ragazzi, un V10. Ciao Audi. Allora, in realtà con lo scarico da corsa non noto differenze, eh. Il sound è talmente bello che non riesco a cogliere neanche le probabili modifiche al sound che abbiamo ottenuto. Sì, ma io lo so, c'è ancora gente che questo visore non l'ha comprato. Va bene, pazienza, Ogni giorno che passa è un giorno perso, io te lo dico. Il tempo non lo compri più, Cioè, non lo compri più, non si può comprare il tempo. Comprati un orologio. Levati, Aston Martin, levati dai coglioni.
Figa, sta macchina è un saluttino qua dentro. C'è un lusso che... boh. Neanche nella sala reale di Monza vedi ste cose. Non spingono al 100% però, me ne accorgo. Cioè, non ci credo che questa Diablo non possa fare più di così, è impossibile. Vabbè, me li brucio tutti, ovviamente non c'è paragone. Scusami Lamborghini, sei più bella tu, a livello estetico, sì, sì, però... questo è un V10, eh. Quanto sarebbe bello avere un freno più realistico su Gran Turismo. Con l'ABS attivo hai l'idea di poter frenare come vuoi e non è tanto bello. Quindi a quelli in prima posizione è sparito praticamente. Questo è l'ultimo giro. Ecco, l'audio 3D cambia tutto. Minchia, senti sto V10. Stavo ammazzando. Minchia, non mi va di superare una Ferrari. Non ho proprio voglia. Purtroppo in gara ci sono solo nemici. Vediamo se riusciamo a prenderlo. E quando mai? Che palle quando dà sto problema, oh. Cazzo, ma ha più cavalli lui, sicuro. Ma non li sto dietro. Eh sì, è più potente. Onestamente a cavalleria non lo so, Però eravamo là praticamente attaccati e non si raggiungeva manco in scia. Anche se poi ci sia stati poco in scia. Allora, l'intelligenza artificiale su Sophie è sicuramente... evidente, cioè vanno molto più forte. Perché qui non ha qualunque gara arcade. A qualsiasi difficoltà facile, medio difficile vinci. Cioè nelle gare proprio veloci, no? Quick race vinci sempre a difficoltà difficile. E qua non ho vinto. Vabbè, sì, metti che sono fuori allenamento, metti quello che ti pare, ma... oddio, in realtà a livelli di cavalli non lo so. Chi se ne frega in realtà. Va più veloce in ogni caso, cioè è constatato, è ovvio, si vede che vanno più veloci. Ovviamente non è che tutti possono arrivare primi, le posizioni sono quelle. Di certo le auto non sono equilibrate a livello di cavalli, perché c'è qualcosa che non va. D'altro canto io penso che a livello di auto stradali questa sia quella col sound migliore, Cioè secondo me ha battuto anche l'Aston Martin Valkyrie. Cioè, sto V10, raga, è qualcosa di veramente incredibile. Vai il tergicristallo, che dettaglio che ha con il tubicino. No, vabbè. Ma livelli incredibili. Allora, io lì leggo sport. Sarebbe bello se Gran Turismo, visto che è così tanto maniaco del dettaglio, ti desse la possibilità di utilizzare, tra virgolette, le diverse mappe dell'auto. Sport, race, quel cazzo che volete. Vedi, map mod, cavolo, dammi la possibilità di poterla cambiare. Cazzo, utilizzare un'auto del genere in modalità sport, vabbè che era già aggressiva in ogni caso, Ho colpito il muro. Non è che si vede granché in realtà.
Però cazzo, è veramente bella. E questo è il risultato, non dico di notte, però sai. Cavolo. Va bene ragazzi, a parte questo, per questo video su Gran Turismo 7 dedicato alla Lexus LFA del 2010 con motore V10 e tutto, fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Io come sempre vi ringrazio per tutto il supporto e che dire, questa Lexus ha veramente un sound da 10 su 10, il migliore di Gran Turismo.